Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi andiamo a vedere un prodotto nuovo che è un rasoio di un'azienda austriaca, ok? Si chiama Fireshant. Eccolo qui. Questo è come è arrivato il pacco, il che mi è piaciuto molto perché è un pacco decisamente ben fatto, ma soprattutto assolutamente green, ok? Una volta aperto il pacco si trova dentro questo fogliettino con scritto grazie per aver acquistato da noi, c'è scritto grazie da Valerie, peraltro vi dico che nel prossimo video la andiamo a intervistare, e poi impacchettato con amore da Anna. Questo è carino, insomma, che è una stupidaggine, no? Però è carino. La fattura è, anzi la bolla d'accompagnamento è su carta ecologica, e poi all'interno c'è solo carta. Noi andiamo ad aprire ed ecco qui il nostro rasoio. Allora, il rasoio è il GC20 Green Cult, correggo, GC2.0, quindi Green Cult 2.0, disegnato e costruito in Austria. Andando ad aprire vediamo che la scatolina è tutta in cartone ad eccezione della base. Eccola qui la base. La base è, chiaramente io lo vedo dalla zigrinatura, questa è stampata. Consiglio per il produttore: devi stampare le linguette un pochino più spesse perché si sono rotte, ok? E poi dopo il rasoio va in giro ed è brutto. Insieme al rasoio ho preso anche una piastra in più. Allora, questo rasoio viene con quattro tipi di piastre, ok? E quattro tipi di piastre che praticamente incrementano il gap di 0,2, quindi parte da un gap di 0,45 in esposizione di 0,05 per arrivare a un gap di 1,05 esposizione di 0,20, quindi incrementa di 0,05 l'esposizione ogni piastra e 0,2 il gap. Quindi io ho preso una piastra numero 2. Perché la numero 2 ho scelto? Ho scelto la numero 2 perché, parlando con la proprietaria, io prima l'ho contattata, ci ho parlato un pochino, e parlando con la proprietaria mi ha detto che la piastra 1 è più dolce del Mule R89. La piastra 2 è leggermente più aggressiva del Mule R89, quindi io ho deciso di prendere la 2 e la 3, in modo che, facendo la barba con queste due, so che la 4 è più aggressiva di questa e la 1 è più dolce di questa. Ok, questo è stato il mio pensiero. Andando ad aprire il rasoio, vediamo che qui c'è un incavo per accogliere il manico che presenta una rondella in teflon, la quale in effetti però è quasi alla stessa altezza del manico, quindi non so quanto riesca a svolgere il proprio ruolo. Sicuramente lo fa, perché altrimenti non ce l'avrebbero messa. Su ogni piastra c'è scritto gap esposizione, quindi questa ha un gap di 0,65 mm e un'esposizione di 0,10. C'è anche addirittura il seriale Made in Austria ed è veramente molto bella. La cosa che mi piace tanto, 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 è questo design della testa. Non so se riuscite a vederlo, ve lo faccio vedere qui sopra. Ok, vedete che è squadrato sopra, cioè non è tondo. È molto interessante, a me piace, insomma, devo dire che è carino. La seconda piastra, che è contenuta dentro, questa non l'ho tirata fuori, ecco qui, è contenuta dentro questo qui, è la piastra 3, made in Austria, gap 0,85, esposizione 0,15 mm. Ok? Allora, mi regolo con la barba di oggi, vi avevo promesso una sbarbata con barba di 2 giorni, la barba ne ha 5. Quindi io direi di partire con la piastra più aggressiva, ossia la piastra 3, eccola qui. La metta persona, voi lo sapete, quando io provo un rasoio uso sempre la persona, e andiamo ad armarlo.
devo dire che è interessante, è interessante. Vado a provare l'altra piastra. Ecco, questa ha decisamente un profilo più dolce, ok? Ma tanto, cioè quello 0,5, ma è tanta differenza. Va bene, io direi che farò il pelo con la piastra numero 3 e il contropelo con la piastra numero 2. E così in effetti è come se utilizzassi un regolabile. Il sapone da barba sarà una scoperta che mia moglie ha pensato di regalarmi per così, per perdere tempo, per gioco. Ed è un sapone che ha trovato all'OBS. Eccolo qui. Tra l'altro la scatolina era integra, era perfetta, però se l'è mangiato il cane. Lo sapete, no? Quando uno deve fare i compiti e dice me l'ha mangiato il cane, ecco, me l'ha mangiato il cane. Grazie a Dio non l'ha disintegrata, giusto qualcosina qua dietro. Comunque, è un sapone di 99% di origine naturale ed è un cosmetico solido. Diciamo che quando lo andiamo ad aprire, questa è la forma di questo sapone. Toccandolo già molto 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 oleoso, il che non è una cosa cattiva. Gli ingredienti... Io direi, ragazzi, che qua bisogna andarsi a guardare il sito per vedere questo sapone, di che cosa è fatto, non per niente, ma perché io non riesco a leggerlo. L'età avanza, ok? Va bene. Adesso lo andiamo a usare, metto qui il portasapone e vediamo com'è. Oh, molto bene. Asciugamento rosa, io qua chiudo perché avevo lasciato aperto e non mi ero accorto e avete visto tutta la doccia, adesso mia moglie mi cazia. Asciugamento rosa, bellissimo, fantastico. E iniziamo il montaggio che purtroppo, no, questo sapone costa 5 euro, ragazzi, questo sapone. Cioè veramente è una cosa, è un costo irrisorio. Però, di contro, essendo senza una scatolina, non posso far altro che montarlo così, prendendolo direttamente dalla mano. Profumo di sapone, profumo proprio di sapone, cioè come se utilizzassimo un sapone per le mani. In realtà per quel pochissimo che l'ho passato sul viso e anche sulle mani, mi rendo conto che è un sapone nel quale hanno sicuramente tentato di... Io devo fare qualcosa qui per riuscire a prelevare meglio, perché così non si può. Facciamo così, ciotolina barba.
Oh, montaggio appena dignitoso, ragazzi, eh? Non niente di che. E... E com'è? Andiamo a vedere che fa questo rasoio. Caspita, ragazzi, per essere un rasoio che non è nella, diciamo, nel mainstream, no? Nei rasoi più conosciuti, nei negozi più conosciuti, si comporta davvero bene. Tra l'altro, guardate che bello, no? La lametta è tutta dentro. Ecco qui. La lametta è tutta dentro. Lui fa un bel lavoro. Oggettivamente gentile, già con la Viastra 3 è gentilissimo, gentile però incisivo, perché come vedete la barba la porta via, probabilmente con un sapone un pochino più di qualità sarebbe stata una sbarbata sontuosa. Rasoio intuitivo, io è la prima volta che lo uso. Guardate come... Guardate, eh. Cioè pulisce, però la pelle non la va a stressare. Oh, che altri dati vi do su questo rasoio? Io l'ho pesato, pesa 127 grammi, quindi è un bel peso, è un rasoio abbastanza bilanciato, è bilanciato proprio su queste zigrinature qui, adesso mi rotola sul viso, ma sul dito, ma queste zigrinature qui è dove c'è il bilanciamento. Non si annovera tra i rasoi economici, perché questo rasoio qui viene 99 euro, mi pare, o 90 euro, non mi ricordo quanto ho speso. 99 euro e ogni piastra aggiuntiva 39. Ecco qui l'ho sentito, eh. Vero pure che il sapone... Il sapone è quello che è, ragazzi, veramente un sapone, diciamo, entry level, va?
lascia la pelle abbastanza secca. Dopo, nonostante sicuramente gli abbiano aggiunto degli oli per cercare di dare idratazione, ma adesso gli ho aggiunto l'acqua, fa una schiuma un pochino più. Qui sul mento mi sono proprio tagliato, ragazzi. Ho sentito che entrava il rasoio. Forse mi sono fidato troppo del fatto che mi sembrava gentile e mi ha fottuto. Sapone profuma del sapone di Marsiglia, ragazzi. È sapone. Ecco qui, piastra 2. È un rasoio che è gentile, ma quando incontra qualche asperità del volto non perdona. Qui io ho quel solito, diciamo, piccola escrescenza che l'ha completamente spianata. Va tenuto abbastanza aperto. Sì, il rasoio va tenuto decisamente aperto, ragazzi, eh. Perché non appena chiudete un pochino la lama si fa sentire. È una caratteristica, però diciamo che con due passate ho fatto una bellissima sbarbata. Mo il, diciamo, il, come si chiama qua, il, dove sta il mio, qua non c'è, eccolo. Il sapone non era dei migliori, questo rasoio chiaramente va riprovato con un sapone idoneo, ok? È fondamentale questa cosa. Diciamo che il sapone qui sta, adesso lo rimetto nella scatola e con tutto il rispetto e la gratitudine nei confronti di mia moglie che me l'ha regalato, questo va a finire nella monnezza. Nella monnezza. Non perché, ma perché ho, cioè, se io l'avessi comprato chiaramente lo porterei a, qua mi sono proprio affettato, ragazzi, metto un pochino di, se io l'avessi comprato e fosse l'unico sapone che ho, lo porterei a conclusione e poi magari ne comprerei un altro, ma
nella considerazione che ho saponi ben superiori a quello lì, io questo non posso fare altro che disfarmene, perché non lo userei mai, resterebbe lì come un ricordo. Dice, boh, te lo tieni per ricordo. No, lo butto. Oh, di seguito utilizziamo Bang, che mi è molto piaciuto. Questo me lo ha regalato Salvo, che da poco segue il canale, il quale non gradisce gli after alcolici. Ci ha provato, ma la sua pelle non ha perdonato. E quindi lo uso io. Allora, ragazzi, a parte adesso, andiamo a vedere da vicino, no? A parte questo qui, che proprio qui abbiamo asportato un pezzo di pelle, quindi evidentemente questo sanguinerà ancora un po', poi dopo lo andiamo a bagnarlo, a togliere la crosticina. Qui sotto qualche piccolo red point, qualche piccola sgranatura qui e qui, e qui un altro tagliettino, ma insomma il rasoio si è comportato molto molto bene, a me è piaciuto tanto. E mi è piaciuto tanto perché è un rasoio veramente onesto, è un rasoio che fa quello che deve fare, lo fa come promette, cioè bene, e non ti tradisce, o meglio, a me mi ha tradito per eccessiva confidenza da parte mia. In realtà lui, se sai come va preso, se sai che va tenuto ben aperto, cosa di cui mi sono reso conto strada facendo chiaramente, e se sai che appena lo chiudi lui ti fa sentire la lama, questo è un rasoio che porta via tutto, tutto compreso l'escrescenza, e vi regala sbarbate fantastiche. La sbarbata è ottima, io questo mi riservo di riprovarlo, anzi lo riutilizzerò nel prossimo video, perché secondo me no, il sapone non gli ha reso giustizia, il sapone diciamo ha lavorato contro di lui, ha lavorato molto contro di lui e quindi non è neanche giusto recensirlo così. Prossima volta un saponcino a modo e riproviamo. Quindi andrebbe tamponato, ragazzi, eh. Vabbè, è andata così, raga. Sto video è andato così. Comunque, io questo lo ricomprerei. Lo trovo molto ben fatto, davvero ben fatto. Tra l'altro aggiungo che il manico ha una zigrinatura poco invasiva, la quale mi preoccupava, pensavo sarebbe scivolato, invece non scivola. Lo tenete ben saldo in mano, sia dalla parte qui su dove c'ha queste scanalature che sotto. È ben fatto, ragazzi. È un rasoio ben fatto. C'ha un giusto peso, dettagli giusti, qualità costruttiva giusta, tutto in acciaio, insomma. Bene, sono contento. Va bene, ragazzi. Io direi che con questo è tutto e mo che mi sono aperto tutta la faccia. Ci vediamo più vecchi. Ciao!